Salve a tutti, continuiamo la serie, questa volta di livello 1800-2000. Ok, qui lui mi sta giocando un gambetto che dovrei conoscere abbastanza bene. Si chiama Gambetto Blackmar Dimer. Veniva giocato da un tedesco ai tempi del nazismo, che si chiamava, se non mi sbaglio, Joseph Emil Dimer. Joseph Emil Dimer era considerato il più forte giocatore del mondo dai nazisti, se non mi sbaglio, cioè a giro questa storia. Ok, quindi proviamo ad accettare questo gambetto, vediamo a cosa ci porta. Proviamo a fare questa e 6, questa, cavallo di 7. Qual è l'idea? L'idea di questo gambetto è regalare un pedone, aprire la colonna F per poi attaccare l'arrocco corto. Vedete, tutti questi pezzi puntano sull'arrocco corto con l'aiuto della regina e di questo cavallo. E quindi, se non si sta attenti, può risultare molto pericoloso. Io lo giocavo circa 6 anni fa, giocavo questo gambetto. Ok, ha deciso di arroccare lungo. Questa effettivamente potrebbe essere una buona idea da parte sua. Proviamo a giocare così. Prova a ritardare l'arrocco. Ritardo l'arrocco per cercare di mandarlo fuori dai piani, perché se dovessi arroccare subito magari mi beccherei un attacco. Ok, comunque, mentre lui pensa, ora qui c'è l'incremento di 2 secondi. Durante i video di questa serie ho subito delle critiche, però probabilmente le persone non hanno capito bene qual è lo scopo di fare questa serie. Non tante critiche, ovviamente ci sono stati, la maggior parte dei commenti sono stati positivi. Parlo di commenti anche sui vari social o comunque sui vari social o comunque anche commenti privati a volte addirittura. Allora, provo a pensare un attimo qui a questa mossa perché sta giocando in maniera strana. Allora, se mangio, che succede? Forse mangia qui. A questo punto mangio. Proviamo a mangiare perché questo mi sembra un altro pedone regalato. Chissà se sto calcolando bene ora. Questa è un'apertura tagliente, è un'apertura da blitz praticamente, quindi è giocabilissima a 5 minuti. Ok, allora dicevo che ho subito dei commenti anche critici. Io ovviamente se le critiche sono costruttive le accetto. Il problema è uno mi ha scritto per il video sotto i 1400 punti dicendo che secondo lui non aveva senso, che secondo lui non aveva senso giocare contro giocatori scarsi sotto i 1400 per me. Ma io non ho mica fatto quel video per dimostrare chissà cosa, per dimostrare che sono più forte di un 1400. Ho fatto quel video perché secondo me è molto istruttivo giocare con persone che hanno un livello molto più basso del mio, così emergono molto più facilmente gli errori. Solo per questo. Emergono molto più facilmente gli errori che fanno i principianti. Comunque, questo va bene, era diciamo una critica un po' così, però ci sono stati anche dei commenti un po' più duri, insomma, iniziano i primi haters. Iniziano ad esserci i primi haters, purtroppo mi ci devo abituare. Allora, qui perdo un pedone. Ok, allora non mi sono concentrato benissimo in questa partita, purtroppo. Che ha fatto? Quella, faccio così. Non mi sono concentrato benissimo qui. Però dovrei avere un vantaggio, ma complicato perché non ho arroccato. Dicevo che ci sono già i primi haters, eppure sono comunque sconosciuto perché ho pochissimi iscritti ancora sul canale.
anche se comunque stanno aumentando molto bene. E poi ci sono tanti commenti positivi e questo mi fa molto piacere, insomma. Io continuerò. Poi ora siamo praticamente tutti chiusi in casa, siamo in quarantena, quindi a me piace fare questi video. Porto le mie conoscenze in questi video e quindi mi metto a giocare. Ok, vediamo cosa fa l'avversario qui. Come prima partita questa non è male. Gambetto Black Mardimir. Mi ritrovo a difendere. A difendermi però con due pedoni in più. Ora sta pensando, già da un po', perché forse non vede modo per poter attaccare. Comunque, quando uno cerca di giocare commentando le partite, ovviamente secondo me perde anche parte della sua forza. Per esempio, mi sono rivisto il video che ho fatto con giocatori da 1600 a 1800 e ho visto che avevo commesso delle sviste. Le partite le ho vinte tutte, l'ultimo mi aveva messo in crisi nera, meritava addirittura anche di vincere. Però mi sono accorto che ho fatto delle sviste abbastanza semplici, insomma. Non ho visto cose semplici come il matto in uno che qualcuno mi ha scritto. E questo appunto però commentando uno a volte non vede le cose. Oggi vedevo così per curiosità David Doll che stava facendo un video e giocava 3 minuti e le perdeva quasi tutte per il tempo. Perché non faceva in tempo a commentare e giocare. Bella idea questa. Allora, l'idea sua è che se mangio qui, mangia. Però vediamo se è pericoloso oppure no. Allora, se mangio, mangia. Però posso venire qui. Quindi in realtà non mi sembra così pericolosa. Anche perché non può fare questa subito. Io mi ero preoccupato di alfiere mangia G6, ma a quel punto perdeva semplicemente un pezzo. Quindi posso fare questa. Re F7 e ho comunque i due pedoni in più. Anche se mi ha impedonato un pedone qui. Quindi dicevo, non è così facile commentare e giocare blitz, ovviamente. Ok, ora la partita è abbastanza tranquilla. Proviamo a fare qui G5. Sto avendo anche problemi di connessione in questi giorni, spero che la connessione regga. Perché mi sembra che stia succedendo qualcosa quando non mi appare il punteggio, ecco appunto, riconnessione. In basso a sinistra c'è scritto riconnessione, ma quindi qui è capace che mi dà addirittura anche partita persa se non mi riconnetto in tempo, che peccato. Ah, meno male. Qui mi regala un altro pedone, però devo decidere se prenderlo oppure no. Che dite, lo prendiamo questo pedone? Oppure attacco l'alfiere? No? Prendiamolo, dai, sono curioso di vedere che succede. Ok, ho preso il pedone. Anche se può forse riprenderlo indietro. Sì, anche così, penso. Attacchiamo questo alfiere per cercare di entrare in E2. Giocherà forse alfiere C2. Ok, alfiere C2, torre 2, mangio. Se mangia il pedone, ovviamente mangio. Ha fatto questa, il cavallo è inchiodato. E sta per fare anche alfiere qui, forse. Ok, allora mi viene in mente questa idea, dai, facciamo così, sacrifico la torre lassù, quindi deve mangiare per poi prendere questa. No,
è scaduto il tempo, peccato. Comunque qui è vinta per il nero. Meno 4. Mi sarebbe piaciuto, insomma, continuarla questa partita. Mi dispiace che abbia perso il tempo. Gli stavo per dare 15 secondi in più, però non ce l'ho fatta. Ok, come prima partita siamo iniziati in quel modo. Vi ho dovuto anche raccontare un po' di cose. Ora, concentriamoci. Livello 1800-2000. Ora ho accettato lui. 1834, siamo al limite inferiore per ora. Questa, vabbè, allora proviamo così. Difesa siciliana, ora vorrei fare questa. Che si fa qui? Devo scegliere l'impianto che voglio giocare. Proviamo così con G3 alfiere G2. Quindi un impianto diverso rispetto al solito. Qui è 5, si crea questo buco qui. Ovviamente a questo livello mi aspetto che le aperture le conoscano ancora meglio, ma comunque dovrebbero continuare a fare degli errori tattici. Ora qui, per esempio, vedo questo è un errore abbastanza grave in realtà da parte sua. E perché no? Posso andare a cercare di conquistare un pedone, ma più che altro dare un doppio a regina e torre. Quindi questa partita è andata. Credo che sia completamente andata questa. Ok, ha abbandonato, giustamente. Ha impostato male la partita. Forse non conosceva l'impianto con G3. Vediamo qualcuno che ha un punteggio un pochino più alto, allora. Proviamo a attendere un po'. Giocano a 3 più 0, chissà se può andare. Dai, io provo a fare anche una 3 più 0. Ovviamente qui il commento non sarà proprio così efficiente, però ci proviamo. Dragone iperaccelerato, guardate come va veloce, quindi si nota la differenza di livello qui. Ok, si nota già la differenza di livello. Questa non me l'aspettavo. Mangio subito, dai. Perché gli doppio i pedoni. Poi ovviamente la partita è tutta da giocare. Intanto attacco qui. Lui attacca qui. Secondo me è il momento buono per arroccare. Qui non minaccia niente. Ok. Strano, 1961. Sta giocando comunque abbastanza male. Ha giocato alfiere B3. Qui ovviamente mi difendo da F7, ma in realtà attacco anche qui. Per ora è difeso dall'alfiere, però potrebbe anche rischiare, insomma. Facciamo così. Ho un pedone in più. Ho preso il centro. Meglio di così, non poteva andare l'apertura. Ovviamente qui non c'è l'incremento, quindi c'è da fare un po' di attenzione. Facciamo cavallo C6, attacco qui. Un altro pedone, prendiamolo, perché no? Due pedoni in più. Ok, vediamo ora che decide di fare. Torre lì, probabilmente per venire di qua. Buona idea. Allora attacco il cavallo, guadagno un tempo. Forse c'è questa. Sì, ok, perfetto. C'era quella. Ma se qui cambiassi le regine qui per vincere facilmente il finale, come fa a evitare il cambio? Mi sembra impossibile. Quindi il cambio non lo può evitare, ho due pedoni in più, la partita è andata. Così non becco né attacchi né niente. Ovviamente lui ora cercherà, insomma, di giocare per il tempo. Facciamo così. Attacchiamo questo alfiere. Deve tornare indietro. Bene.
Ok, allora qui che si fa? Bella domanda questa. Perché questo pedone non glielo volevo dare. Facciamo così. Pedone D4. E ora sviluppo questo. Alfiere in C8 lo metto qui, per esempio. Così. Ah, forchetta. Qui non si è accorto di questa cosa. Ha commesso un errore. Insomma, comunque mi aspettavo di più da un 1961. Forse perché avendo giocato l'ultima partita l'altro giorno con quell'avversario che aveva 1600 e qualcosa, mi aveva messo in difficoltà seria, mi aveva messo seriamente in difficoltà, pensavo che salendo di livello 1800-2000 avrebbero giocato molto meglio. In realtà sì, giocano un po' meglio, sono più veloci, fanno magari meno errori banali, però dal punto di vista strategico non mi sembrano dei fenomeni. Ora qui minaccio scacco di scoperta. Allora, facciamo così, scacco, scacco. Dove va? Qui. Ok. Scacco. Scacco. Ci dovrebbe essere il matto forzato. Scacco e scacco matto. Vai. Ha abbandonato anche lui. Nuova partita. Oggi sono. Finiscono in fretta oggi le partite, sembra. 5 più 5? Peccato, forse l'ha accettato qualcun altro. Ok, allora vediamo qualcun altro. Lui gioca a 10, ora 10 mi sembra eccessivo. Rischio di fare 20 minuti di video praticamente solo su quella. Ho trovato invece uno a 5 più 3, un 1914. Qui ho i bianchi e 4. Quindi sta andando bene anche con i colori perché mi sono capitati, se non mi sbaglio, due volte i neri e due volte i bianchi. Non mi ricordo bene. Allora, ha fatto questa la francese. Che si fa qui? Proviamo questa linea qui. Con alfiere D3. Quindi rientriamo in una francese tipo variante di spinta. Francese variante di spinta. C'è anche l'incremento questa volta, quindi perfetto. Posso commentare meglio la partita. Vediamo. Come gioca lui? 1914. L'apertura la conosce, anche se comunque i piani della francese li conoscono un po' tutti, no? Quello di attaccare qui in D4, poi con Donna B6. Questo è l'alfiere debole della francese, quindi il nero lo cambia volentieri, mentre questo è l'alfiere buono e lo cambia malvolentieri. Quindi chi gioca la francese, ricordatevi di cambiare questo alfiere il più presto possibile. Ora, peccato che ha fatto questo, altrimenti qui c'era un sacrificio tematico chiamato dono greco. Viene chiamato dono greco. Sacrifico l'alfiere, mangia questa, re da qualche parte, donna H5, scacco matto. Il problema è che non posso fare cavallo G5 scacco perché c'è batteria di regina e alfiere. Ma comunque non ci sono problemi. Posizionalmente qui penso di stare meglio lo stesso. Ho fatto A3. Perché A3? Perché voglio bloccare tutto sul lato di donna. Voglio cercare di bloccare tutto sul lato di donna. A volte fanno questi salti di cavallo oppure alfiere B4, insomma danno noia. E poi concentrarmi completamente sull'attacco sul lato di re. H7 è debole. Provo a sviluppare anche questo cavallo per metterlo in gioco, perché no? Per esempio, cavallo qui. Cavallo C3. Cavallo C3 oppure anche questa. Su questa sono curioso di sapere cosa fa. Se fa questa, gioco alfiere D3, donna D2, sacrifico qui e poi ci dovrebbe essere anche qui sacrificio tematico.
realtà ha giocato F6. Ok, F6 come mossa va bene, cerca di mettere questo cavallo in gioco. Va benissimo. Allora facciamo così. Cavallo C3, sviluppo un pezzo. A6, vuole fare B5. A6 vuole fare B5. Ok, allora qui c'è D4 che non è difeso. Proviamo a fare alfiere C2, donna D3, cavallo G5. Così iniziano ad esserci diverse minacce. Come vedete, questo alfiere è debole, ma non permette a questa torre di giocare. Ora prova questa, ma rimane comunque sempre debole quell'alfiere. E appunto non permette alla torre di giocare e quindi il bianco qui ha vantaggio sia posizionale, poiché c'è questo pedone debole, ma anche vantaggio di spazio qui. Ok, questa me l'aspettavo, bravo. Facciamo così, allora. Attacchiamo comunque H7. Quindi ci dovrebbe essere lo stesso questa. Qui il bianco ha partita vinta, penso. Se uno gioca bene, se trova le mosse migliori, ha partita vinta. Ci sono anche, diciamo, l'avanzata di torre che viene chiamata Rook Lift, torre 3, torre H3. Ciao, cosa ha fatto? Questa, come vedete, ha pensato semplicemente alla difesa. Quindi, qui ora serve un po' di calcolo. Allora, cavallo mangia H7, se re mangia donna scacco, re H8, qui re lì di nuovo. Oppure, allora, cavallo mangia, re mangia, mangio. Mangio. Poi torre qui, chissà se funziona, ma devo pensare anche all'entrata di alfiere. Non dovrebbe essere male questa mossa. Facciamola lo stesso. Non dovrebbe essere per niente male. Se mangia di cavallo è finita. Se mangia di re, l'unica è mangiare di re. Può provare, non so cosa succede. Se mangia di re, mangio. Chissà. Vediamo. Io so che ho almeno quattro pezzi che possono partecipare all'attacco. Il matto, sono sincero, non lo vedo ancora da questa posizione, però conosco, diciamo, un bel piano d'attacco. Questa è una partita avvenuta veramente bene. Secondo me, ecco, questa è veramente molto istruttiva, perché nonostante lui abbia giocato bene l'apertura, si è creato comunque delle debolezze qui e non ha saputo usare l'alfiere Campochiaro della francese, che è rimasto lì debole. E poi mosse come donna C8 non servono in realtà a niente, ho capito che supporta qui, però stava rischiando proprio sul re, doveva cercare di fare qualcos'altro. Anche dare questo pedone, perché no, per aprire il gioco, per aprire le diagonali a questo alfiere. Ora qui sta riflettendo. Le partite che stanno venendo fuori oggi mi piacciono perché ci sono tante partite d'attacco. Prima uno mi ha giocato il Black Mardimer addirittura, e lì mi sono dovuto difendere effettivamente. Però mentre vi raccontavo anche delle cose sulle puntate precedenti. Ok. No, ha avuto paura di mangiare addirittura, ragazzi. Molto male. Peccato, peccato. Guardate come si fa a scacco. Mangio qui la torre, quindi deve fare, penso, torre qui, ma guadagno un pezzo. Cioè riprendo il pezzo indietro qui, lui mangia e guadagno un pezzo netto. Quindi è da abbandono questa partita. Due pedoni più alfiere. Inizia a essere parecchio il vantaggio. Inizia a essere parecchio materiale.
Ok. Mi attacca qui. Cosa possiamo fare? Scacco. Torre qui di nuovo. Qui. Su questa non c'è però torre qui. Perché c'è questo. Ah, però ho lasciato scoperto l'alfiere. Nah, che peccato. Ho lasciato scoperto l'alfiere. Questa non ci voleva. E poi addirittura c'è questa. Oh. Questa non ci voleva. C'è questa, minaccia questa. Quindi facciamo così. Sembra l'unica. Quindi l'alfiere qui inizia a diventare passivo. Che peccato. Inizia a diventare passivo. Su questa cosa fa? Proviamo questa. Il vantaggio ancora è netto, è enorme, però mi dispiace che sia andata così questa partita. Mi dispiace parecchio. Perché l'attacco era enorme. Che ha fatto? Allora, D4. Cosa serve D4? Ah, apre delle linee qui, ok. Ho visto, ho visto. Apre delle linee lì. Quindi forza alfiere C6. Ok, alfiere C6. Allora, io più pezzi cambio qui, meglio è. Facciamo così. Qui che fa? Può mangiare di cavallo, l'alfiere, va bene, mangio, ho un pezzo in più, più un pedone. Quindi la partita è completamente vinta. Ok, ha mangiato come mi aspettavo, ora dai, mangia qui se vuoi. Ma probabilmente non mangerà, questo alfiere è troppo forte da... è un pezzo molto forte, quindi forse non lo darà. Però sta rischiando parecchio, perché guardate qui cosa c'è, scacco. Quindi doveva in qualche modo, insomma, doveva darlo per forza, dai, mettiamola così. E fino a qui, questa me l'aspettavo, però c'è il cambio. C'è il cambio ed è completamente vinta. Poi se vuole continuare, ovviamente si continua, però ha meno tempo. Dove va questo pedone? Anche poco tempo, il pedone mi sembra indifendibile a questo punto. Minaccia matto in uno qui, nessun problema. Facciamo questa. Quindi sviluppo l'alfiere. Ora l'unica è questa, però c'è comunque questa. Non può mangiare, altrimenti c'è torre mangia F3. Cosa fa in questa posizione? Questa è da abbandono. Ok, perfetto, abbandonato. No, più che altro voglio vedere una cosa, perché secondo me il sacrificio funziona. Giustamente, ecco, funziona, però come si continua qui? Ok, guadagno il pezzo, poi. Ah, ok, sì, comunque non devo dare questo, ho visto cosa suggerisce il computer. Devo tenere la donna in F6, se me l'attacca la porto in H4, così difendo il pedone in D4 e mantengo l'attacco. Ok. Faccio l'ultima partita per oggi, allora, ultima partita da 1800 a 2000. Che ne so, c'è uno che gioca a 2 minuti, chiudiamo questa con una bullet praticamente a 2 minuti di tempo. 1992, siamo al limite alto qui, e questa volta però gli gioco io il gambetto Black Mar Dimmer, così per farvi vedere come funziona. Poi ora veramente devo stare attento perché qui non si sa mai come potrebbe andare la partita. Ah, addirittura quella. Qui devo stare molto, 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 molto attento. Solo 2 minuti, forse ho sbagliato a giocare a 2 minuti. 1,40.
Diciamo così. Qui ho la coppia degli alfieri per un pedone. Però lui non ha arroccato. L'importante è questo, che ancora non ha arroccato. Aumentiamo qui la pressione, così c'è questa minaccia. Ed eccola lì. Ed eccola lì. Quindi guadagno forse qualcosa. Ok, lui fa quella. Proviamo ad attaccare la regina. Regina lì. Regina lì, cosa minaccia? Tante cose in realtà. Qui qualcosa ci dovrebbe essere, qualcosa che però non ho tempo ora a. Ora non ho tempo a calcolare. Quindi ora faccio regina qui perché il cavallo è inchiodato. Insomma, è venuta fuori una bella partita tattica e ora dovrebbe essere finita. Non ha visto che con regina E4 minacciavo alfiere A4. Bella questa. Per esempio, questa, secondo me, anche questa è una partita istruttiva. Ho capito che è veloce, però tatticamente è venuta benissimo. 1992. Ah, ok, bullet ho 2430, quindi mi hanno dato 0 punti. Questa secondo me è venuta benissimo tatticamente, perché a un certo punto qui ho un pedone, ma lui non ha arroccato, ho la coppia degli alfieri e quindi cerco di aprire la posizione e di attaccare il re, sfrutto insomma la posizione del re che è centrale. Ricordatevi che se il re è centrale dovete aprire al più presto la posizione e iniziare ad attaccare il re. Dopo torre 1, inchiodo l'alfiere qui, e dopo questa la mia idea è di giocare qui per guadagnare la regina. Come fare? Prima di tutto devo togliere di mezzo questo, perché per controllare questa casa mi serve sia l'alfiere che un altro pezzo. Quindi mangio qui per guadagnare un tempo sulla regina, la sposta, mangio qui. Ora questo cavallo ricordatevi che è inchiodato, quindi non può mangiare la torre in nessun modo, ma più che altro minaccio matto in uno, minaccio questa, quindi attacco imparabile, vediamo il motore che mi dà qui, più 21, insomma matto in 13 addirittura, vabbè, la migliore che aveva era questa e niente. Ok ragazzi, anche per oggi è finita qui. Scrivete nei commenti cosa pensate di queste partite. E la prossima sarà 2000-2200 e lì veramente il rischio di iniziare a perdere, perché è normalissimo perdere contro, che ne so, un 2100 o 2150. L'Elo Fide, quello vero, ha una deviazione standard di più o meno 200. Ora voi sapete benissimo cos'è la deviazione standard, penso. È di quanto in media i dati Si, di quanto in media i dati si spostano dalla media. Quindi è normale, che ne so, per un 2000 perdere anche con un 1850, come è normale anche per un 2000 vincere con un 2150, ci può stare benissimo. Ciao a tutti, a presto.